Allora, si inizia la registrazione. Faccio l'appello. Sì. E allora, Alta Donna Salvatore, Presente. Aiello Andrea, Di Presente. Gesù Simona, Presente. Figuccia Marco, assente. Lucido Roberto, Presente. Stabile Francesco, Presente. Va bene, Presidente Salvatore Altadonna, giusto? Sì, Assistito dalla segretaria Arrigo Benedetta. sì, no, Presidente, è congiunta la commissione, quindi i Presidenti sono entrambi presenti. Quindi è con tutte e due, ma non presiede uno solo alla volta? Salvo, presiedi tu. Credo di sì, Quindi poi quando la sei porta quello avanti è anziano è tua. più. Credo di sì. Va bene, allora. Sei anche anziano, quindi. No, il più giovane, il più anziano e il più bello. Chi presiede? Ah, ecco, appunto. Va bene, allora possiamo dare lettura della proposta, signora Rico, grazie. Va bene. Allora, la mettiamo che possono vedere il tuo schermo. Intanto è entrato il consigliere Figuccia, possiamo registrare la presenza. Consigliere Figuccia, ci sei? Sì, ci penso io. Ok. Se riesco a prendere, ok, vediamo se si Buongiorno a vede la tutti, proposta. buongiorno. 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 Ciao. Quindi c'è il plenum, siamo tutti presenti. Se riesco a prenderlo, perché qua sai con il tuo schermo, nascondi, interno. Modica, non ci riesco. Vabbè, lo faccio io. No, perché proprio Togliela. non mi va La faccio. la presentazione. Ok. Ok, allora, la proposta, l'oggetto, progetto RAM, riqualificazione arte e memoria, tenuto conto che con la Commissione Attività Sociali della quinta circoscrizione è ormai partner della rete educativa Noce ZISA, tenuto conto che a seguito di diversi incontri tra lo scrivente e le realtà che compongono la rete Noce ZISA, si è pervenuto all'elaborazione di diverse azioni relative al consolidamento del concetto di cittadinanza attiva di alunni e genitori, considerato che le azioni saranno orientate al raggiungimento delle seguenti finalità educative: riqualificazione urbana partecipata, percorsi di creatività artistica, l'educazione alla memoria, empowerment dei genitori e dei docenti. Si chiede al Consiglio della quinta circoscrizione di approvare l'atto relativo a quanto in oggetto al fine di dare delega alla Commissione Attività Sociali di proseguire con le necessarie azioni di coprogettazione, promuovere gli interventi progettuali attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, richiedere le eventuali autorizzazioni atte allo svolgimento delle azioni in luoghi pubblici del nostro territorio, rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale 40 4/91. E questo è la proposta. Prego. Ci dovrebbe essere un allegato, vero? Allegato. No. No.
No, no, non ho visto nessun allegato. La bozza del progetto RAM, va bene, comunque ne parliamo. Intanto volevo già anticipare che proporrò l'emendamento per integrare le richieste dopo la commissione attività sociali anche alla commissione cultura, se la commissione è d'accordo, perché vorrei seguissimo insieme i lavori di questo percorso appunto che tra gli altri obiettivi si è prefissato quello dell'empowerment dei genitori, ovvero ci si è resi conto che tante risorse vengono investite per i ragazzi, per gli alunni, un po' dal MIUR, un po' dalle fondazioni bancarie, un po' dall'Agenzia per il Territorio, mentre poche risorse vengono investite normalmente sulle famiglie che in quest'epoca sono molte volte l'anello debole. A volte diciamo con grande superficialità che sono l'anello debole perché assenti nella quotidianità e nell'educazione dei figli. In realtà, se riflettiamo, questa mancanza di tempo dedicato per i ragazzi è minore di quella che immaginiamo. Chi di noi ha, diciamo, un'età vicina alla mia sa benissimo che quando eravamo ragazzi i nostri genitori in realtà passavano con noi meno tempo di quello che noi passiamo con i nostri figli. Noi eravamo per strada a giocare dalla mattina alla sera, eravamo seguiti sì, ma non erano tantissime le attività che facevamo con i nostri genitori, mentre oggi questo tempo è maggiore. Allora bisogna interrogarsi sul perché il tempo è maggiore ma la qualità è inferiore. L'empowerment appunto delle famiglie, dei genitori, la progettazione serve proprio a questo, a capire quali sono le motivazioni di fondo. Una di queste, la prima, diciamo che salta all'occhio, la prima che sicuramente è percepibile da tutti, è una sorta di analfabetizzazione degli adulti, soprattutto nei confronti delle nuove tecnologie, dei device e del mondo dei social. Quindi questo è uno dei percorsi e degli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo progetto. Qualcuno vuole intervenire rispetto alla proposta? Certo, posso? Certo. Allora, io trovo questa proposta interessantissima, devo essere sincera, mi piace tantissimo. Non vedo la presentazione della proposta in video, quindi ho ascoltato. Se non ho capito male, il progetto nasce con le scuole ZISA Noce, giusto? Della ZISA e della Noce. Può confermarmi, Presidente, la cosa? Ho sì, perché il finanziamento... nasce lì perché si è ottenuto un piccolo finanziamento dalla Tavola Valdese per questo progetto, il che vuol dire che però possiamo ovviamente, se lo seguiamo insieme come commissioni congiunte, possiamo poi replicarlo in altri quartieri, il primo che penso ovviamente è Borgo Nuovo. Ecco, infatti, a me piacerebbe proprio replicarlo in tutti i quartieri della circoscrizione e coinvolgere quante più associazioni possibili. Poi per la proposta assolutamente io sono favorevolissima e sono anche favorevole a essere coinvolta come presidente di commissione e appunto il coinvolgimento dell'intera commissione cultura. Grazie, Presidente. Presidente Lucido ha alzato la mano per sbaglio per intervenire. La prima che ho detto. Dove... Okay. Se mi date un secondo la parola. Consigliere Aiello, a facoltà. No, io breve, soltanto per dire che mi associo all'intervento fatto dalla mia presidente della Commissione Cultura in merito alla proposta, per cui concordo quanto detto dal Presidente della Commissione Cultura sulla disponibilità e sulla proposta a poterci lavorare assieme. Ritengo che sia utile e ritengo che sia una proposta importante.
Anche da parte mia la disponibilità alla consigliera di Gesù, sì. Oltre diciamo la sua funzione di grazie consigliere stabile, consigliere di Gesù, oltre alla sua disponibilità come presidente di commissione, siccome una parte del progetto riguarda possibili percorsi di riqualificazione, in questo diciamo che lei è madrelingua, diciamo tecnicamente più competente, se fosse disponibile anche da questo punto di vista. Assolutamente sì, dico, possiamo elaborare anche una cartografia dove individuiamo proprio un percorso di riqualificazione, dico, ci possiamo lavorare insieme, assolutamente. Da parte mia c'è la massima collaborazione. Consigliere Lucido, consigliere Figuccia, volete aggiungere qualcosa? Figuccia. No, presidente, d'accordissimo con tutto, andiamo avanti. Sì. Bravo. E allora, se qualcuno ha altre proposte di emendamento alla proposta, io l'unico appunto che volevo inserire era questo, dopo la parola commissione attività sociali nelle richieste, inserire commissione attività sociali e commissione cultura, in modo tale da seguire sin da oggi tutto il percorso insieme, quindi eventualmente riconvocare, se il Consiglio dovesse approvare quest'atto, riconvocare subito le commissioni congiunte in presenza delle scuole intanto e delle associazioni che hanno avuto approvato questo progetto, in modo tale da poterne intanto far parte attivamente della progettazione, cioè vi accorgerete che come la commissione sociale ha fatto in questi anni, la parola che mettiamo all'interno della progettazione ha senz'altro un peso per gli attori del territorio, ne tengono sempre conto e sono pronti a accogliere appunto i suggerimenti. Inoltre è importante perché nella coprogettazione non sono presenti solo gli enti che fanno parte della comunità educativa in senso formale, quindi scuole e associazioni, ma ne fanno parte con diritto di parola, di voto e di tutto proprio i cittadini del quartiere. E questo è un nuovo modo di progettare, perché normalmente chi progetta per chi ha bisogno lo fa nell'ottica di essere sempre dalla parte della ragione, mentre se uno fa progettare chi ne ha bisogno insieme a chi progetta, si figura il dottorato. Sicuramente il percorso è più sentito, ecco, da parte di tutti gli attori. Quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche emendamento, chiedo alla segretaria di rimanere in registrazione il tempo di elaborare gli emendamenti, magari 10 minuti proprio, e ci rincontriamo fra 10 minuti per porre in votazione l'atto. Presidente, esiste una bozza di questo progetto? Consento, come? Sì, io ero convinto di averla allegata, però in questo momento non sono nelle condizioni di potervela inviare subito via WhatsApp, ma posso farlo a fine mattinata. Va bene. Senz'altro vi invio una bozza del progetto. Ok, grazie. E allora sono le 10:10, alle 10 ci rivediamo, rimaniamo collegati, il tempo di elaborare gli emendamenti. Va bene. Grazie. Che ogni giorno sono presi dai giornali, sono il bilancio che avete dato circa 13 minuti.
pagare al gruppo Gallex, cazzo, poi la stazione giudiziaria, e poi c'è quest'altra brutta novità sulla vicenda della causa del... Una perla, questa è una perla. Scusate, che aspettiamo? Perché è arrivata una chiamata e si è interrotto. Allora, si riprende alle 10 per l'elaborazione degli emendamenti. Ah, perfetto, ok. La seduta è sospesa allora. Sì, sospesa per 10 minuti. Ok, 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 ok. Prego. Grazie, dottoressa. Prego.
Dani! Signori, cosa siamo tutti? Credo che manchi soltanto il consigliere Lucido. È andato via il consigliere. Un attimo che verifico, gli mando un messaggio, verifico se manca. No, adesso mi chiede. Definitivamente gli sono caduta la linea, datemi un attimo. Digamo. Adesso. Vediamo un momento, come fa? Qualche cosa c'è di tutto lo si di poi no. E cosa c'è di essa? Allora il consigliere Lucido non rientra, quindi possiamo dire. Io avevo messo in chat prima l'emendamento che avevo proposto. Signor Enrico? Sì. Possiamo dare lettura dell'emendamento che avevo messo in chat? Comunque, eventualmente è quello che avevo detto, cioè vabbè, posso fare la presentazione se commissione attività sociali, commissione cultura, commissione attività sociali e commissione cultura. Modica, lei lo vede come? Io posso fare, l'ho fatto già, faccio la presentazione un attimo. Sì. Sì, se fa la presentazione le dico dove inserirlo. Allora, questo è l'emendamento. E questa è la proposta. Dove c'è, si chiede di dare delega alle commissioni attività sociali e cultura. Dove senti? Quindi qua. Allora vai tu, senta parlare. Quindi dopo attività sociali e cultura. Dove c'è scritto un antidolorifico per me?
Commissione cultura, così va bene, senza giusto? Commissione forse no, no. Dopo commissione attività sociale aggiungere è commissione cultura, giusto? Presidente, è giusto? Sì, perfetto. Ok. La firma di tutti i consiglieri. Quindi mettiamo l'emendamento. Presidente, gli emendamenti non vanno votati in commissione, se non erro. Ha ragione. La proposta e l'emendamento in seduta di... Scusate, potete silenziare l'audio del consigliere Stabia, non si sente niente. Dicevo, mettiamo i voti per appello nominale la proposta per il parere e l'emendamento lo ritroveremo allegato quando tratteremo in consiglio la proposta stessa. Dovete fare l'appello nominale un attimo là. Ce l'ho io pronto per la votazione. Beh, allora lo può fare lei? Ok. Sì, c'ho il foglio è pronto per la votazione. Aspettiamo un minuto, lo prendo. E allora, seduta congiunta della seconda commissione della terza, dell'1-2, votazione, procediamo con la votazione adesso. Presidente Altadonna, procedo con la votazione? Assolutamente. Ok, quindi alle ore 10:07. Altadonna Salvatore? Favorevole. Aiello Andrea, favorevole. Di Gesù Simona, favorevole. Figuccia Marco, favorevole. Lucido Roberto, assente. Stabile Francesco, favorevole. Ok. Quindi votanti, 6 votanti, 5 voti favorevoli, no, i votanti sono 5, e 5 voti favorevoli. Quindi il parere è dato positivo all'unanimità dei presenti. E a questo punto io, consiglieri, non l'abbiamo fatto inizialmente, se qualcuno ha delle comunicazioni, io ne avevo una, nel senso ho una domanda da fare alla consigliera Di Gesù, diciamo, in quanto commissione cultura. Se nei giorni scorsi avevate trattato la proposta Libro Ovunque. Allora, credo che era in... dovevamo trattarla venerdì, ma io ero assente, quindi non so se... No, no, non l'abbiamo trattata, scusate, vi interrompo, non ci siamo riuniti venerdì. Ah, ok. Non c'è stato il numero legale. Sì, sì, non ci siamo riuniti, non ci siamo riuniti. E allora, tenuto conto che è un progetto già approvato, che è già finanziato dal Comune di Palermo, se è possibile trattarla, insomma, vediamo casomai anche in consiglio se non ce la fate a riconvocare, perché ogni circoscrizione ha da inserire un pezzo di questo progetto. C'è una data magari in cui potete convocarvi, non lo so. O lo trattiamo in consiglio. Vabbè, Presidente, possiamo fare diversamente, sempre se il Presidente della Commissione Cultura è d'accordo. Dal momento in cui c'è il primo spazio utile per convocare Commissione, tratteremo questa proposta. Se il Presidente della Commissione Cultura è d'accordo. Non Figuccia, perché Figuccia, che non c'è il Presidente, la Commissione non si può aprire. Per cui per me è inesistente. Parlo col Presidente della Commissione Cultura. Io onestamente vorrei che si trattasse in consiglio, per il semplice fatto che non vorrei che andassimo troppo per le lunghe.
siccome è un progetto che a quanto ho capito è già partito, non vorrei che slittasse a fine mese. Poi dico, se per un bisogno, una cosa X, io mi devo attentare. Ogni volta non si portano avanti i lavori della Commissione Cultura. Questa cosa è assurda. Assurda. Quindi se possiamo trattarla in consiglio, secondo me è meglio. Cioè, solo così le realizziamo le cose. Mi associo a quanto lei dice, però le comunico che secondo me sull'aspetto istituzionale una proposta che non viene trattata in commissione, sull'aspetto istituzionale arriva direttamente in aula, a maggior ragione che già era in commissione e per motivi che sappiamo non si è neanche trattata, la ritengo sotto l'aspetto istituzionale un po'... non lo so, non la ritengo, però dico io mi accordo e mi concordo quanto il presidente della commissione dice, non ho difficoltà. Io per me possiamo trattarla anche domani, facciamo una seduta di commissione dopo il consiglio, attenzione, però non mi va di aspettare magari la prima data utile che dovrebbe essere fine mese, quindi se volete dopo il consiglio facciamo una commissione e la... Per me non c'è problema, però ritengo che il passaggio giusto sia questo istituzionalmente. Dico, per me possiamo farlo anche domani, bene, quando volete voi, non c'è problema. Però secondo me istituzionalmente il passaggio è questo. Poi, io credo sia corretto non prendere troppo tempo, ecco questo. Per questo dicevo, o la trattiamo in consiglio oppure facciamo una commissione dopo il consiglio, perché a quanto visto le date ora non ce le ho davanti di convocazione. Ma penso che le prime date utili siano a fine mese. Allora possiamo fare così, verifichiamo il calendario, io intanto verifico la disponibilità, se credo che possa essere utile la disponibilità che aveva già dato in un certo senso l'assessorato alla cultura, eventualmente poter partecipare a una riunione o di commissione o di consiglio a questo punto per venire a spiegare in maniera puntuale il progetto. C'è un comitato scientifico, magari uno dei membri del comitato scientifico potrebbe partecipare a una riunione o di consiglio o di commissione. Verifichiamo il calendario, magari tra domani e dopodomani ci diamo una roadmap. Perfetto. E non ci sono altre comunicazioni, consiglieri? Io dichiarerei chiusa la seduta di commissione. Mi pare che la conferenza dei capigruppi è saltata alle 11. Non ho avuto comunicazione. Come? Non ho nessuna comunicazione. Ah, è regolarmente alle 11 convocata, perfetto. 11 allora, consiglieri, cos'è? 11:30. 11:30, perfetto. Allora ci vediamo con i capigruppo alle 11:30. La seduta della commissione è chiusa. Grazie, consiglieri. Buongiorno. 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 Grazie, buona giornata, grazie. Deve interrompere la registrazione. Sì.